Se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, beh, allora il Lecce può dormire veramente sonni tranquilli per questa sua nuova avventura in B. E sì, i giallorossi hanno iniziato proprio bene, con un successo in trasferta, una storia già vista una decina d'anni fa, con Fascetti in panchina, quando i giallorossi iniziano la loro avventura, che si sarebbe poi conclusa con la storica prima promozione in Serie A, vincendo a San Benedetto. Precedenti benauguranti per i tifosi leccesi, che possono godersi questo primo successo della stagione e sognare con una squadra che, sia pure con qualche problema ancora da risolvere quando è aggredita dagli avversari, il centrocampo soffre un po' a coprire una difesa che va in difficoltà quando è attaccata in velocità, ha dimostrato proprio ieri a Reggio Calabria di essere pressoché irresistibile in fase offensiva, e ieri mancava Francioso, con trame veloci e filtranti e con giocatori molto tecnici in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. E non è un caso che in pratica al primo affondo serio della partita, dopo un inizio con la regina più aggressiva, il Lecce sia riuscito a sbloccare il risultato al termine di un'azione partita da Mazzeo, proseguita da Palmieri e De Patri, rifinita da Macellari e conclusa con un felicissimo guizzo dello stesso Palmieri. La regina è annichilita, ma trova la forza di reagire, sorretta da un centrocampo che ha nel 19enne Perrotta il suo punto di forza, mentre in attacco Marino, con la sua vivacità, crea più di qualche problema a Centurioni. Ed è proprio il numero 11 Amaranto all'11esimo a sfiorare il pareggio, ma trova sulla sua strada un Lorieri concentratissimo. I padroni di casa continuano a premere alla disperata ricerca del pareggio. Il Lecce adesso soffre, Centurioni si salva come può su Marino, ma quello reggino è quasi un assedio e inevitabilmente frutta il pareggio, sia pure grazie ad un autentico regalo dell'esordiente Preschern, che al ventesimo si inventa letteralmente un rigore per questo intervento di Cucciari su Perrotta. Dal dischetto Dionigi non perdona, riportando il risultato in parità. Trovato il gol, la regina attenua un po' la sua pressione, concedendo un po' di respiro e soprattutto spazio per attaccare al Lecce, che pian piano scopre le lacune difensive di una regina in campo con quattro difensori in linea, sempre in grande difficoltà quando vengono aggrediti dalle veloci manovre offensive del Lecce. Sono ancora i padroni di casa però a costruire la più ghiotta opportunità da rete del primo tempo, ma questa volta è il palo a negare al solito Marino la soddisfazione del gol. La prima frazione di gioco regala ancora un'emozione, il Lecce reclama un rigore per un presunto fallo su De Patri, che per tutta risposta si becca un'ammonizione per simulazione. Nell'intervallo resta negli spogliatoi Perrotta, messo fuori uso da un rude intervento di Cucciari, un forfè che toglie molto ai calabresi e dà molto al Lecce. Cucciari, libero da un avversario così rognoso che nel primo tempo l'ha molto limitato, torna a esprimersi sui suoi soliti apprezzabili livelli. Ne guadagna tutto il Lecce, che avanza notevolmente il proprio baricentro, si fa più spregiudicato e al 12esimo raccoglie i frutti di questo nuovo atteggiamento al termine di una splendida azione avviata proprio da Cucciari, proseguita dall'irresistibile Macellari e finalizzata ancora da Palmieri. È festa grande per i circa 300 tifosi che hanno seguito la squadra in Calabria. La regina questa volta accusa il colpo pesantemente, la forza per reagire non c'è, anche perché col passare dei minuti si fa sentire la fatica accumulata nel primo tempo. Per vedere i calabresi affacciarsi con pericolosità dalle parti di Lorieri bisogna attendere addirittura il 35esimo, quando Visentin, subentrato a Marino, trova sulla sua strada il portiere leccese a negargli la soddisfazione del pareggio. È la disperazione a spingere in attacco i calabresi negli ultimissimi minuti della partita. Il Lecce all'89esimo resta in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Cucciari. Viene espulso anche il tecnico reggino Buffoni. L'interminabile recupero, ben 6 minuti e un assedio calabrese che però non dà frutti. Vince il Lecce, una vittoria dedicata a Giovanni Semeraro, al quale sabato a Torino sono stati applicati 3 bypass al cuore. Una vittoria che riporta la memoria indietro di 12 anni, quando con il successo a San Benedetto iniziò la lunga cavalcata verso la Serie A.